Siamo ora all'elezione di Cotonou. Come si potrà fare Cotonou con il libro digitale? Questa è la grossa scommessa. Bene, buongiorno a tutti. Io non vi farò vedere una lezione, l'ho fatto vedere ai colleghi, ma volevo rispondere a una domanda. La domanda che mi hanno fatto l'anno scorso è stata: ma serve un libro digitale anche per scienze motorie sportive? È una domanda che potrebbe essere una domanda scontata, purtroppo non lo è, perché in parecchie scuole scienze motorie sportive, atletica, ginnastica, ma per intenderci, viene lasciata proprio come ultima materia, quella meno importante, quella che non serve a niente, quella che si fa quando si devono riempire. Per fortuna in questa scuola non succede così, per fortuna questa scuola ha scelto lo sport anche come parte integrante di un percorso di formazione e di crescita da parte dell'alunno. Quindi vediamo se riuscirò a convincervi che la risposta è sì a questa domanda. Sicuramente quando ho partito il progetto della didattica innovativa mi sono sentito comunque coinvolto e partecipe in questo progetto, che vede sicuramente l'alunno e gli alunni coinvolti in un percorso di apprendimento. E personalmente sono convinto che devono essere loro i protagonisti di questo percorso. Quindi il mio libro digitale Scienze Motorie, questa è la copertina che con la scuola abbiamo scelto, si basa soprattutto sulle esigenze, sulle richieste e sugli approfondimenti degli alunni. Sono stati 4 o 5 motivi che mi hanno aiutato a scrivere questo libro, sicuramente l'esperienza con gli insegnanti, sicuramente gli spazi a disposizione, sicuramente le richieste degli alunni, ma sicuramente il curriculum disciplinare. Anche questo è un lavoro che con la scuola abbiamo fatto 2 o 3 anni fa. Siamo partiti dal curriculum scolastico, siamo scesi nel curriculum disciplinare e il curriculum disciplinare mi ha dato la possibilità di creare un libro adatto alla nostra scuola. Questo vorrebbe dire che potrebbe essere utilizzato parzialmente in altre scuole, magari sì, magari no, però il libro di Scienze Motorie come il libro di tutte le altre discipline dei colleghi vengono utilizzati totalmente. Questo non è un dato scontato, ma utilizzare un libro totalmente non so quante volte è stato fatto con i testi cartacei, quindi questo sicuramente è un punto a favore di un libro digitale creato dall'insegnante stesso. L'insegnante lo crea come approfondimenti anche in base agli alunni che hanno che ha davanti. Infatti questo testo qua si basa sulla suddivisione di 3 capitoli: un capitolo di teoria, un capitolo di pratica e un capitolo dedicato alle competenze. Il capitolo di teoria è limitato ai concetti fondamentali, perché comunque qualcosina i ragazzi devono sapere per poter comunque orientarsi nell'ambito sportivo. Il capitolo della pratica è quello più importante, è un capitolo che io voglio lasciare sempre aperto durante l'anno, è una specie di work in progress, cioè se mi accorgo che certi argomenti vanno ad affascinare maggiormente i ragazzi e catturano l'attenzione dei ragazzi, ci stiamo anche di più su questo argomento. Se i ragazzi hanno delle esigenze, hanno degli interessi da approfondire perché hanno visto in televisione determinate cose che sono legate al loro mondo e purtroppo tante volte noi insegnanti il loro mondo non lo conosciamo, dovremmo scoprire un po' di più da questo punto di vista qua, perché no andare ad approfondire un argomento. L'anno scorso all'esame di stato di terza un alunno mi ha portato lo spiego, argomento che non abbiamo fatto nel triennio ma che sarebbe stato forse interessante fare perché è quello che cattura l'interesse per i ragazzi in questa fascia d'età. Quindi nel secondo capitolo della pratica la possibilità che vi voglio lasciare di aggiungere comunque degli argomenti durante l'anno penso che sia fondamentale e che sia sicuramente importante. All'interno di questo aspetto della pratica un esperimento che secondo me sta dando dei risultati positivi, quello che dovremo andare avanti comunque con le slide, è quello di coinvolgere gli alunni durante la lezione stessa e farli sentire comunque protagonisti e partecipi, soprattutto i ragazzi di terza che comunque hanno 2 anni di esperienza. Sto provando comunque a far fare lezione a loro e poi vedremo gli aspetti positivi se ci sono o meno. La terza parte è quella dedicata alle competenze, che si parla da anni che bisogna progettare, di lavorare con competenze e cerchiamo di arrivarci a stare dentro competenze, perché alla fine non diciamo a parole ma poi alla fine continuiamo a ragionare su programmi, programmazioni, progettazioni, cambiamo il nome, però l'insegnante fa lezione e l'alunno subisce. Il concetto della didattica innovativa di questa scuola è fondato, quindi il mio intento, ma anche l'intento
di tabelle, perché? Perché la disciplina di scienze motorie è una disciplina che è particolarmente dinamica. Io in classe tutti i ragazzi, insomma, quelli che ci sono oggi magari non possono smentire, però preferiscono rimanerci più 10 minuti, anche perché hanno le 2 ore scarse a settimana, ce ne vorrebbero magari 2 al giorno. Se tengo in classe 1 ora a fare il tipo di 2 settimane, mi dicono, vabbè, ma il movimento quando lo facciamo? E giustamente il movimento bisogna fare. Quindi il fatto comunque di trasmettere un concetto che non sia solo teorico, che non parte da me, grazie alla tecnologia mi ha permesso comunque di utilizzare il mondo di internet, un mondo che non conoscevo molto, ma che grazie ai corsi di formazione che la scuola ci ha permesso di fare, sono riuscito comunque a scoprire delle cose molto interessanti. E all'interno del libro comunque di scienze motorie sportive, che vorrei magari velocemente farvi anche vedere, qua c'è la diapositiva al contrario perché il testo è in verticale e non si riesce a trasportare in orizzontale. Questo qua è il libro di scienze motorie di seconda. Questa è la parte dedicata al moto, c'è un'immagine che è un link che rimanda a YouTube e che permette comunque di far vedere quello che andiamo a fare in piscina, quello che andremo a fare in piscina, forse non c'è il collegamento, non riusciamo ad andarsi. Comunque si permette agli alunni di andare velocemente in YouTube, vedere con un piccolo video, magari anche solo di un minuto, cercare di cogliere e coinvolgere maggiormente, perché un conto non si dico io come si fa la braccia da stile, un conto se lo vedo fare Federico Pellegrini, cioè cambia un attimino il concetto. Quindi anche il fatto di mostrare i personaggi sportivi fa storia sportiva, fa cultura sportiva, ma va a stimolare maggiormente anche quello che si vuole raggiungere con i ragazzi. All'interno sempre del testo del libro digitale Scienze Motorie Sportive c'è una parte che è dedicata agli alunni stessi e è una parte comunque relativa a quello che è un archivio dei dati. Il fatto che i ragazzi possono andare ad inserire i loro dati all'interno di un archivio gli permette comunque di scrivere la loro storia sportiva, la loro storia triennale, dove magari una gola di velocità in prima facevano un top tempo, in seconda hanno fatto un altro, in terza hanno fatto un altro ancora, ci sono migliorati, sono peggiorati, migliora anche diventando grande si acquisiscono determinate competenze, scrivendo una storia sportiva si riesce a tempo stesso comunque a migliorare anche l'autovalutazione per quanto riguarda il ragazzo. Quindi abbiamo detto collegamento con internet, utilizzo di video, immagini e video comunque ad alto impatto e a rapido impatto. Fatta questa doverosa premessa che comunque volevo fare come introduzione, vorrei adesso andare a catturare concetto fondamentale che è: ma la tecnologia serve o non serve all'interno dell'educazione? Non da un libro digitale, la tecnologia, l'utilizzo di un video. E qua abbiamo un riferimento a dei lavori che ho fatto con i ragazzi, che sono dei lavori che, come vi dicevo prima, hanno portato i ragazzi stessi ad andare a fare lezioni loro. Che cosa vuol dire per fare lezioni loro? Adesso poi il video, questo è un gioco che comunque abbiamo fatto nel corso del triennio. Faccio un passo indietro, fare lezione a loro vuol dire comunque catturare l'attenzione dei loro ragazzi che si permettono di voglio mettere in difficoltà. Quindi non mettere in difficoltà un compagno vuol dire stare più attento, vuol dire essere più collaborativo, far fare lezione al compagno stesso vuol dire comunque che il compagno è il protagonista della lezione. Ho aperto il mio intervento dicendo che il libro digitale deve essere fatto in funzione dei ragazzi, non sono i ragazzi che devono essere il protagonista della lezione. Non gli insegnanti, ma sono i ragazzi. La seconda pillola invece è riferita a questo video qua e serve soprattutto per 2 concetti: la verifica da parte dell'insegnante e l'autovalutazione da parte degli alunni. Che cosa vuol dire l'autovalutazione degli alunni? Se io chiedo a un mio alunno, ma come hai fatto la rincorsa del salto in alto? Va bene, ma quanti passi hai fatto? 8, come ha detto lei. In realtà poi alla fine questo alunno durante la preparazione ha sempre fatto 7 passi, 5 passi, 9 passi, non che sia
Probabilmente tante volte c'è parecchio frastuono se vogliamo condividere la piscina con altre persone che nuotano. Se sono in palestra comunque ci sono degli alunni non valutati che comunque non prestano l'attenzione perché giustamente non sono chiamati in causa loro, ma soprattutto l'altra cosa importante è quella che io non sono sicuramente oggettivo al 100%. Perché l'emotività, perché l'impulsività, perché la giornata storta che può capitare anche a me, sicuramente non fa rimanere sereno in una valutazione. Filmare una verità e riguardarsi magari a casa con calma in un ambiente sicuramente isolato, tranquillo, dove non c'è frastuono, dove non c'è stanchezza, dove comunque posso andare a rivedere se quello che ho dato è pertinente o meno, secondo me è un altro aspetto positivo e che sicuramente non è ancora scelto. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è riferita all'utilizzo di questa didattica digitale che può aiutare anche gli alunni a creare un loro portfolio, un portfolio sportivo che li accompagna dalla prima alla terza. Questo è un video che abbiamo girato con i ragazzi di prima l'anno scorso nella città sportiva a Bologna, in un parco avventura. Questo video qua lo possono girare tranquillamente i ragazzi, quindi vuol dire comunque fare una volta trasversale con le competenze informatiche, comunque fare un lavoro di scrittura, comunque fare un lavoro di raccolta di immagini che possono andare dalla prima alla terza. E secondo me non c'è niente di meglio che documentare, come detto prima, la crescita del ragazzo, perché vedersi magari prima frenati davanti a determinate paure ed affrontare magari delle difficoltà maggiori in terza con un lavoro documentato da loro, penso sia il massimo della soddisfazione, anche perché sono convinto, continuo a dire, poi magari mi sbaglio, ma parlo della mia materia, scienze motorie sportive, è un mezzo, deve essere un mezzo che accompagna l'alunno nella crescita come persona in un mondo che va dal bambino e che si avvicina poi all'adulto. Non è importante se faccio bene il saltinato, se faccio un concorso molto bene, l'importante è se questa esperienza qua mi ha aiutato a diventare grande e mi permette comunque di entrare in una società diversa da quella nella quale mi sono stato abituato a vivere. Quindi raccogliere questa esperienza e comunicare per tutti gli alunni, se poi è fatto da loro, sono loro i protagonisti, è sicuramente un aspetto fondamentale. Quindi, se devo rispondere alla domanda di pubblicità e di educazione,